senza parlare di titolari, perché io credo veramente il titolare in questa squadra non esiste e non deve esistere. C'è chi giocherà qualcosa in più, ma adesso vedrete che cambia totalmente il modo di vivere queste partite. Il primo tempo di altissimo livello, anche a livello di energie, perché mantenere alcuni ritmi e sono strafelice di Carmine e di Rafià, perché ci ha consentito tanto di andare in vantaggio, di tenere dei ritmi e poi il secondo tempo gli ingressi, ancora gli ingressi hanno dato la spinta ulteriore. Anche su questo il discorso della classifica, a me veramente guardare la partita, quando si vince uno deve essere felice, assolutamente abbiamo bisogno di entusiasmo perché il gruppo, tutto l'ambiente, è bello vedere questo clima, è veramente lunga da poter fare sabato già siamo di nuovo in campo e bene, noi abbiamo fatto il nostro, abbiamo vinto contro una squadra con dei valori assoluti straordinari e faccio i complimenti a tutti i ragazzi perché oggi non era semplice, questo ce la vogliamo. E mi dispiace per l'infortunio di Valsania, speriamo non sia nulla di grave. E si insiste, si continua su quella strada, la qualità che la squadra, tanti giocatori. Mi piace vederli quando riescono a fare le proprie cose, anzi mi dispiace quando alcune cose non vengono perché hanno la qualità per poterla dimostrare, per poter far vedere le proprie qualità e per rompere gli equilibri alla fine. Sì, a volte può essere il caso fortuito, ma è necessaria sempre la qualità, il giusto passaggio, il controllo, il cross, l'assist e poi insomma quando ci sono stati i gol sono felice perché sono stati fatti con anche non solo giocate individuali, ma proprio di squadra. Secondo me tanti momenti, oggi la squadra per me ha fatto una delle migliori partite, sulla falsariga del secondo tempo di Pordenone, la strada è questa, siamo venuti qui a prendere in mano la partita, quello che chiedo alla squadra per come ci alleniamo, siamo stati arrembati, abbiamo sbagliato qualche volta l'ultimo passaggio, la giocata finale, è chiaro eravamo a distanza da un'altra partita 2 giorni fa, quindi qualche ragazzo ovviamente doveva farlo un po' rifiatare per poter poi forzare nel secondo tempo, no? La gara come è stata, è un peccato perché abbiamo preso al primo vero tiro in porta, no? Altre cose, un'azione un po' rocambolesca, abbiamo preso gol, però la squadra ha continuato a giocare, abbiamo l'occasione sul contadino il primo tempo, altre situazioni, cioè abbiamo Vasquez di destra, siamo arrivati a ridosso dell'area, abbiamo sbagliato qualche volta l'ultimo passaggio. Poi nel secondo tempo abbiamo forzato ancora di più le situazioni, no? E abbiamo fatto 16 tiri in porta, brava la Cremonese a essere concreta. Volevamo regalare una soddisfazione ai nostri tifosi, purtroppo la squadra non ci è riuscita, ma sul piano dell'impegno, sul piano del gioco, ripeto, 70% di possesso, sempre arrembati, sempre nella loro metà campo, abbiamo beccato, dovevamo stare un po' più attenti su un paio di ripartenze, no? E lì la Cremonese è stata spietata, perché 3 tiri in porta ce l'ha messa dentro, però noi abbiamo avuto occasione per pareggiare, per passare in vantaggio prima, pareggiare, andare sul 2-2, no? Sul 2-2, sul 3-2. E abbiamo sbagliato qualche gol sotto porta, un peccato vero, mi ha sbagliato qualche ultimo passaggio, però la squadra ha fatto la prestazione, ha fatto la partita, non posso rimproverare nulla perché oggi si vede la partita nel suo complesso, la squadra sta crescendo sul piano del palleggio, della personalità, dell'andare a essere arrembante, questo dobbiamo fare, dobbiamo essere diventare squadra, siamo stati squadra, peccato perché negli episodi oggi la partita ci mancava con un pizzico di fortuna, prima loro vero tiro abbiamo fatto gol, ma invece abbiamo giocato, 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 no? Palleggiato bene anche in mezzo al campo con Adrian, con Somma, sugli esterni poi l'abbiamo forzato ancora di più perché avevamo ovviamente Felix che entrava da tanto tempo, Dennis aveva giocato con la partita col Pordenone che era a distanza di 2 giorni, coprire un certo tipo di raggio di azione e poi diventa, poi nel secondo tempo sempre pensava, avevo in mente proprio di forzarlo e metterlo, per forzare ulteriormente la partita e quindi le cose lo stesso sì, è stato sfortunato, cioè, no. È un peccato perché veramente raccontare, per chi non ha visto la partita, un risultato così è troppo, non è corretto perché quello che è stato lo sviluppo, ripeto, 70% di possesso, 16 tiri in porta, è chiaro che
non ci siamo. Brava la Cremonese, che è stata cinica rispetto a noi, però sul piano del gioco, del piano della crescita della squadra, siamo stati sulla seconda tempo a far salire di Pordenone. Quello è il nostro vestito che dobbiamo sapere portare, continuare a crederci, che quello è il percorso per poter vincere la partita. Poi non andrà sempre male.